Scheda tecnica, nessun salto sottoruotato, triplo Axel a meno 3 ovviamente perché è caduto, il triplo Lutz anche ha avuto un po' di penalità ma solamente 0,30, due trottole a livello 4, la sit e la combinata, una trottola a livello 3, la pride spin e la sequenza di passi livello 1 e tra l'altro con un gioia 0, però un livello 1 e lì ha perso anche lì parecchio. E components non eccessi, ma lo ritengo Giusto così. Sul assolutamente sì, coerente con quello che ha fatto. ghiaccio il campione nazionale ucraino Anton Kovaleski, 26 anni, a Berna ha ottenuto un quindicesimo posto agli europei, sedicesimo ai mondiali di Torino nello scorso anno. Si allena dall'estate 2008 con Mikel Huth. Stop Time Reg, la musica che ha scelto. Triplo Axel male, ma è arrivato. Triplo Lutz e triplo Tolu pesce. Triplo Rit anche qua, una sbavatura sull'arrivo, ma comunque eseguito. Il pubblico davvero apprezza questo programma. Franca, vedo anche te soddisfatta. Sì, un programma particolare, molto particolare, a partire dalla scelta musicale così poco orecchiabile, piena di Sì, percussioni, originale, però è originale, molto in stato crescendo. costruito proprio, ho Sì. visto il programma, su questa percussione proprio che c'era incalzante, no? Sì, Incessante. incalzante, con queste due trottole attaccate alla fine. Direi che è piaciuto perché la risposta del pubblico è stata positiva. Lui tutto sommato era in qualche modo sulla musica, interpretava la musica, in particolare nella sequenza di passi era Sì, molto era a tempo, scandito, a tutto scandito tempo. dal tempo, sì. Esatto, molto buona l'esecuzione di alcuni becchi, twizzle veloci, per cui bene. E gli elementi tecnici, seppur con molta difficoltà, adesso guarderemo l'arrivo di questo triplo Axel, guarda che numero che fa, va a finire tutto giù in basso, ma riesce a uscire. E quindi li ha completati tutti, triplo Lutz, seguito qua, lascia passare le braccia e la gamba, atterra dal triplo Tolup, questo probabilmente l'elemento di salto meglio riuscito. E poi c'è stato il loop, quello che io ancora ogni tanto chiamo Rit. RIT perché proprio
mi è restato nel DNA proprio. L'abbiamo chiamato Rittberger per così tanti anni che ancora faccio fatica a chiamarlo Lupo ogni tanto. E qui la trottola bassa con la variazione. C'è davvero un programma studiato, sì, studiato sulla musica. E poi l'ha interpretato bene, poi con questo costume particolare. Sono curiosa di vedere i suoi program components, perché il pubblico li ha veramente apprezzati. Qui lo vediamo con Michael Huth, l'allenatore anche, ricordiamo, di Carolina Cochran. Carolina ieri si è allenata, sembrata molto serena, non ha provato i salti, però diciamo ha preso un primo contatto con il main rink, proprio qui con la pista principale della Megasport Arena. Aspettiamo il punteggio per Anton Kowalewski, questo atleta che ha detto che quest'anno attraverso lo yoga ha imparato anche a controllarsi, quindi a controllare la tensione. 34-23 tecnico elements, 30-93 presentation score per un totale di 65-16, che sono il suo nuovo punteggio stagionale, il miglior punteggio stagionale. In questo momento lui va al sesto posto e si porta quindi alle spalle di Peter Lieber. Andiamo a vedere proprio la sua scheda, mentre intanto si prepara Kevin Reynolds.